In Austria hanno introdotto regole molto più restrittive per accedere, diciamo, a tutti i luoghi al chiuso, no? Quindi caffè, ristoranti, teatri, cinema, opera, insomma, tutti i luoghi della vita pubblica. Da lunedì e per le prossime 4 settimane in Austria varrà la cosiddetta regola delle 2G. Geimpft, vaccinato o genesen, che vuol dire guarito. Insomma, solo chi è vaccinato o guarito può accedere ai luoghi pubblici al chiuso. La regola non sarà valida negli ospedali e nelle case di cura, per i minori di 12 anni, gli scolari fino a 15 anni e nei posti di lavoro. Almeno fino al 14 novembre, per andare a lavoro basterà avere un tampone molecolare negativo. Nel momento in cui il governo deciderà di non finanziare più i tamponi, come è avvenuto ad esempio in Germania, diventerà un po' più tosto. L'obiettivo del governo è, di fatto, quello di cominciare a tagliare fuori dalla vita pubblica i non vaccinati. Una strategia che in Italia avrebbe forse portato a proteste furenti, e invece in Austria la vita sembra scorrere come sempre. C'è stato naturalmente lunedì tra chi doveva entrare al ristorante, non aveva Green Pass, eccetera, qualche protesta, ma insomma, un po' i ristoranti erano tutti pieni, anche i caffè più tipici. L'unica vera conseguenza della regola delle 2G è stata quella di far schizzare verso l'alto il numero dei vaccinati. Un effetto che la stampa austriaca ha soprannominato panico da schnitzel, dal nome della cotoletta, piatto tipico viennese. È una cultura molto molto forte, quella di sedere nei caffè anche tutto il giorno a lavorare, a scrivere, così. Tanti, secondo me, sono andati a vaccinarsi anche perché non voglio rinunciare a questa cosa qui. Un risultato che potrebbe portare la Germania a replicare il modello austriaco. In Italia invece, prima Di Maio, Un tema che si sta discutendo nel comitato tecnico-scientifico. poi Sandra Zampa, In questo momento questo non è all'ordine del giorno e non è all'attenzione. hanno negato che possa essere importato il modello di Vienna. Eppure ieri Arno Kompatscher, il presidente della provincia autonoma di Bolzano, che con l'Austria confina, ha detto che di fatto hanno già chiesto a Roma di valutare l'ipotesi. Questo può essere una cosa che può essere utile. Chiediamo allo Stato di voler valutare se è il caso di adottare ulteriori misure. E oggi sui giornali si parla per la prima volta di Super Green Pass anche in Italia.